Benvenuti, nuova puntata, video podcast, marketing in edilizia, Guido Alberti, Maddalena Sofia. Maddalena Sofia. Oggi vorrei parlare con chi sta guardando questo video podcast su quelle che sono le differenze tra i vari canali. Perché? Perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a dei potenziali clienti che hanno le idee abbastanza confuse e quindi magari vorrebbero fare tutto, ma non hanno budget a sufficienza, quindi devono scegliere su quale canale andare e di conseguenza magari provare a dare delle indicazioni affinché chi segue questo video podcast possa essere nelle condizioni di fare una valutazione rispetto a quelli che sono i canali e naturalmente pro e contro di ogni canale, perché ovviamente tutto poi dipende da quella che è la strategia, ma in ogni caso ogni canale ha dei pro e dei contro, quindi questo è quello che vorrei tu condividessi con tutti quanti i partecipanti a questo video podcast. Ovviamente tu oggi sei la nostra project manager in marketing al millimetro, ma la tua esperienza viene comunque da operativa nel mondo dell'agenzia, quindi hai tutti i titoli per poter dare indicazioni di questo tipo, oltre poi a seguire tutta la parte di consulenza strategica che facciamo con marketing al millimetro quando redigiamo il mini report. Quindi diciamo che sei nelle condizioni per dare un punto di vista molto obiettivo da insider, da persona che conosce gli strumenti, a chi sta guardando questo video podcast. Allora, io quello che mi sentirei di dire subito, soprattutto nel nostro settore che è l'edilizia, è che c'è uno spartiacque proprio enorme tra i canali digitali e quelli cartacei. Ok. Quindi questa è la prima grande differenza. Tendenzialmente una strategia di marketing che funziona nel nostro settore deve prevedere un mix tra queste due cose, perché comunque abbiamo avuto modo di testare proprio sul campo che solo l'una o solo l'altra risultano sempre incomplete, perché è vero, il digitale ormai non si può prescindere dall'essere online, però nel nostro settore ancora la carta ha il suo perché anche forte. Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata del come spesso e volentieri chi opera in questo settore per portare acqua al proprio mulino ogni anno decreta la morte di uno strumento piuttosto che un altro. Esatto, quindi questo è assolutamente vero. E allora, partendo dalla parte digitale, tendenzialmente i canali che si possono attivare sono molteplici, però hanno tutte una base comune, che devono essere comunque i contenuti. Cioè, comunicare online vuol dire comunque avere dietro dei contenuti di valore, qualcosa da dire, altrimenti gli utenti non ci seguiranno, non li fidelizzeremo in qualche modo. Perché questo? Perché comunque la comunicazione a tutti i livelli genera autorità, quindi quello deve essere il nostro obiettivo, anche sui canali digitali. Quindi tra i canali digitali mi sentirei di annoverare i 3-4 più importanti, poi ce ne possono essere altri che sono sicuramente il sito web, cioè avere il sito web online è proprio il minimo indispensabile oggigiorno, perché appunto sì, fosse anche un one page, però sì, fosse anche di una base sola pagina, un dominio con le informazioni minime strettamente necessarie per dire alle persone chi siamo, cosa facciamo, come lavoriamo. Esatto, perché come abbiamo già detto nel corso di questo podcast c'è anche la scheda Google My Business, che è uno strumento più semplice, più rapido da mettere su, però non è uno strumento nostro proprietario. Il sito web invece è nostro, quindi comunque è l'espressione della nostra azienda, quindi ecco, il sito web è sicuramente la prima cosa che consiglierei. Per la parte dei contenuti consiglio sempre comunque un blog dove pubblicare degli articoli. Allora, articoli che magari per chi opera in edilizia possono essere dei casi studio, cioè vale a dire il mostrare come lavoriamo, cosa facciamo, far vedere magari un prima e dopo, raccontare come abbiamo gestito il cantiere di un cliente, cioè quindi non immaginare l'articolo solo esclusivamente come do delle informazioni, parlo di normativa, sì, anche quello, però ciò che abbiamo visto che comunque funziona meglio all'interno di questo settore è sicuramente tutto ciò che ha a che fare con il mostrare il come lavoriamo. Perché? Perché le persone ovviamente sì, vogliono anche dei contenuti, delle informazioni tecniche, delle nozioni per capire cosa stanno acquistando, i plus, piuttosto che magari i confronti tra un prodotto e l'altro, ma è altrettanto vero che poi vogliono capire
realmente noi come lavoriamo, cioè che cosa facciamo, come gestiamo il cantiere. Quindi questi contenuti funzionano tantissimo, abbiamo visto che sono quelli che riscuotono sempre più successo a livello di interazione quando li produciamo per i nostri clienti. Esatto, questo è proprio il contenuto maggiormente che risulta sempre più interessante, perché comunque mostra la soluzione ad un problema che magari può essere lo stesso del vostro prossimo cliente. E poi, tra gli strumenti digitali, mettere anche sicuramente l'email marketing. Cioè esatto, un altro strumento che spesso e volentieri completamente dimenticato, che viene utilizzato all'interno di questo settore. B2C sono pochissimi le persone che lo fanno, pochi. Quindi tutti coloro i quali si rivolgono al cliente finale lo fanno in pochi. B2B ancora meno, nel senso che B2B sono tutte quelle aziende che si rivolgono ad altre aziende, quindi ad altre partite IVA. Quindi banalmente io produco un prodotto, poi ho i miei distributori, i miei rivenditori, opero nel B2B. In tal caso l'email marketing viene usato, sì, sicuramente in una percentuale maggiore rispetto al B2C, ma ovviamente viene utilizzato semplicemente per fare delle comunicazioni su aumenti, chiusure per ferie e buone feste. Email marketing, noi intendiamo il mantenere un filo diretto con il proprio mercato, con i propri clienti, affinché si possa creare una relazione, quindi si possa creare familiarità. Perché ovviamente se mi segui, se mi conosci, se sei mio cliente di consulenza, se sei iscritto alla mia newsletter, vedrai tutti i santi giorni ricevere un'email da parte di Guido Alberti. Questo perché è importante? Sicuramente per essere presenti, per abituare le persone al fatto che ogni giorno riceveranno le mie email. Ci sono tante persone che si disiscrivono, nessun problema, vuol dire semplicemente che non sono persone interessate a quello che ho da scrivergli o che comunque non sono in linea con la mia filosofia di pensiero. Quindi quando si parla di email marketing, spesso e volentieri la paura più grande che hanno gli imprenditori, e magari poi qui potremmo dedicare un'intera puntata all'email marketing, è quello che poi le persone si annoiano, si scocciano, sono troppe email. Sì, è vero, ma è altrettanto vero che noi non dobbiamo ambire a cercare dei clienti. Noi dobbiamo creare dei veri e propri tifosi della nostra azienda. Perché questo? Perché se io creo dei tifosi, i tifosi che cosa fanno? Anche quando la squadra del proprio cuore, mi verrebbe da dire, perde, comunque continuano a tifare quella squadra. Ed è la stessissima cosa che dobbiamo creare anche noi intorno alla nostra azienda. Che detta così potrebbe sembrare una cosa estremamente difficile, sicuramente non è semplice, ma ovviamente dobbiamo andare per creare, no, quella che in tanti chiamano la famosa tribù, no, per utilizzare un termine un pochino diverso dal solito. Ma è fondamentale quindi avere intorno a noi delle persone che ci seguono e che ovviamente ricevono le nostre informazioni. Poi magari non necessariamente bisogna mandare un'email al giorno, sia chiaro, quella è una mia scelta, ma avere comunque un filo diretto con chi sta dall'altra parte. Questo è di fondamentale importanza. E l'email marketing è lo strumento che meglio di tutti si presta ad andare in questa direzione. Sicuramente ancora meglio dell'email marketing ci sono i materiali cartacei, ma ovviamente hanno dei costi di gran lunga superiori. L'email marketing ad oggi comunque resta uno strumento molto 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 economico. Esatto, poi ecco, tra gli strumenti digitali, per concludere la panoramica, ci sono i social. Magari possiamo fare un pro e contro tra le varie piattaforme. Sì, tra le varie piattaforme, però mi sentirei di dire prima che quelli che abbiamo detto prima, sito web, contenuti e email marketing, sono strumenti proprietari, esatto, dell'azienda. Invece i social comunque sono importanti, però ricordiamoci sempre che i social non sono nostri. Se domani mattina chiude Facebook, noi non ci possiamo fare niente e perdiamo tutti i contatti. Invece è sempre meglio investire comunque in maniera prioritaria su, esatto, strumenti proprietari. E ovviamente una cosa non esclude l'altra, no, nel senso che no. Attivare entrambe, perché? Perché se un domani per n motivi l'email marketing non dovesse funzionare più, possiamo utilizzare altri canali. Se un domani per n motivi le pagine Facebook non dovessero funzionare più, usiamo altri canali. Esatto, e questo è di fondamentale, sì, importanza. Quello sì. Allora, arrivando ai social, diciamo, quelli principali che solitamente si utilizzano nel nostro settore sono Facebook, LinkedIn e Instagram. Questi tre canali sono comunque differenti tra di loro, parlano a delle persone in maniera diversa, quindi adesso li vediamo uno per volta.
Facebook è sicuramente il canale più generalista di tutti, nel senso che su Facebook ormai ci sono tutte le categorie merceologiche, chiunque ha un'attività, comunque la pagina Facebook ce l'ha bene o male, quindi tendenzialmente è quello appunto più generalista, mi sentirei di dare questa definizione. Se hai un'azienda, un'impresa o comunque lavori nell'edilizia e non hai la pagina Facebook, consiglio di crearla, perché comunque è un placeholder, è un segnaposto, cioè le persone comunque l'andranno a cercare su Facebook per vedere appunto come lavora, le recensioni eccetera eccetera, quindi comunque consiglio sempre di farlo anche se fosse veramente solo un segnaposto, e parla diciamo un po' a tutti, cioè non c'è una differenza sostanziale, è tendenzialmente uno strumento che parla al consumatore finale, questo sì, però è chiaro che su Facebook ormai ci sono un po' tutti, quindi ecco, è proprio generalista come canale. Differente è il caso di LinkedIn. LinkedIn è invece una rete che è nata è una rete di professionisti, quindi su LinkedIn ci sono dei rapporti e delle relazioni che si creano tra utenti, però nell'ambito della propria professione. Quindi ecco, per un'azienda, un'impresa che opera nell'edilizia, è importante avere la pagina LinkedIn per mantenere o creare delle relazioni con altri professionisti, quindi non so, con gli architetti, con dei tecnici, per diciamo stare sul pezzo, sul proprio mercato di riferimento, nella propria area geografica, eccetera. Quindi ecco, LinkedIn parla di più al B2B, nel business B2B. Su LinkedIn è difficile che si vada a intercettare un potenziale cliente consumatore, quindi una persona. Sì, salvo che ovviamente il target non possa essere magari quello degli imprenditori o comunque di persone che frequentano quella piattaforma. Sì, esatto, solo a quel livello, però comunque è difficile, magari non stanno proprio ricercando certo. Quello in quel momento. Quindi ecco, LinkedIn è più un canale per di relazione con altri professionisti, che è comunque molto importante anche in epoca di detrazioni, no? Sappiamo in questo periodo che comunque è importante mantenere i rapporti anche con altri colleghi, professionisti, eccetera. E poi infine abbiamo Instagram, che è un canale un pochino più, è quello più commerciale, tra virgolette, e in evoluzione, nel senso che fino a qualche tempo fa era un canale dove diciamo era maggiormente presente un target di adolescenti, no? O comunque giovani, giovanissimi. Ora vuoi perché un po' quella fascia d'età, cioè sono cresciuti i giovani di allora banalmente, quindi perché comunque magari tra un po' faranno casa, esatto, un po' è questo, però un'altra buona percentuale è che è proprio un canale che si è evoluto. E al momento, diciamo, chi frequenta quel mondo, chi comunque insomma sta un po' su Instagram, si è reso conto che su Instagram c'è molto spazio per le nicchie di mercato, cioè per gli artigiani, per chi comunque non ha business magari grandissimi, cioè proprio per le nicchie di mercato. E in questo l'edilizia può rientrare veramente abbondantemente, nel senso che si potrebbe trovare, diciamo, un modo sicuramente per comunicare i servizi anche su Instagram. Qual è la caratteristica principale di Instagram? Che richiede un coinvolgimento tendenzialmente personale dell'imprenditore o del team che lavora in azienda. Perché ecco, quello che mi sentirei di consigliare è che sicuramente la pagina Instagram può seguire un'agenzia, però c'è bisogno più che negli altri social di una presenza costante dell'imprenditore o del team o comunque dei collaboratori, di chi lavora in azienda, perché è proprio il social per eccellenza basato sul real time. Con il meccanismo delle stories comunque è questo quello che è, questa la tendenza proprio di questo canale qua, quindi ecco, rispetto agli altri due magari quello che richiede maggiore attenzione da parte dell'azienda stessa, perché c'è bisogno proprio di una presenza più costante, mentre invece gli altri due sono social un pochino più gestibili da questo punto di vista e quindi anche possono essere delegati magari a un'agenzia, un professionista, a qualcuno che ve li possa seguire al posto vostro.
Quindi questi sono un po', questa è un po' la Quindi, panoramica sui canali digitali. digitali, tutto ciò che è proprietario, sito web, Sito web, contenuti, quindi case contenuti e studio. quindi email marketing per diffondere tutto questo. Poi c'è tutta la parte che ha a che fare con i vari social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn e poi ovviamente tutto ciò che ha a che fare con il mondo video. Quindi se parliamo di video, Sì. sicuramente anzi sembrerebbe che addirittura il terzo motore di ricerca sia proprio YouTube, YouTube, cioè dopo Google e Amazon. sì, YouTube è molto importante, anche lì è un, diciamo, lo metterei, diciamo, alla stessa stregua dei contenuti che utilizziamo magari per posizionare il sito su Google, perché è anche importante se utilizziamo YouTube avere una strategia di posizionamento dei video anche sul motore di ricerca, nel senso che se mettiamo un video su YouTube deve essere comunque rintracciabile da parte dell'utente finale. Però il video è un vero e proprio contenuto di valore a tutti gli effetti, perché tendenzialmente oggigiorno le persone preferiscono guardare il video piuttosto che leggere, quindi ecco, l'ideale sarebbe proprio una commissione di questi generi anche sul sito web, alternare, diciamo, il testo a dei video esplicativi di quello che si fa in azienda, perché comunque è importante e i video chiaramente poi possono essere utilizzati anche per il canale YouTube. Quindi Esatto, questo è un po' il esatto. giro che fanno i E contenuti. poi andiamo un po' su tutto ciò che invece è offline, quindi tutto ciò che è carta. Materiali cartacei, sì. Esatto, senza, naturalmente, cioè nulla ci vieta che degli articoli possano diventare dei contenuti scritti su carta, ovviamente con le dovute accortezze, comunque con le dovute modifiche. E se parliamo di contenuti o comunque di piattaforme, inevitabilmente parliamo anche di contenuti. E a proposito di contenuti, il mio consiglio che do a tutti quelli che stanno guardando questa puntata del video podcast Marketing in Edilizia, tra l'altro se non siete iscritti iscrivetevi al canale se lo state seguendo su YouTube o attivate le notifiche e continuate a seguirci attivando le notifiche su Spotify qualora lo ascoltiate. Quindi, volendo provare a dare delle indicazioni su come creare dei contenuti, sicuramente il modo più semplice, il modo migliore, il modo più efficace, non più semplice, è quello di partire dai contenuti video. Perché? Per una ragione molto molto semplice, perché io da un video posso creare un contenuto scritto. Quel contenuto scritto può tornarmi utile o comunque lo posso utilizzare e lo posso diffondere sul mio blog, ma ovviamente lo posso anche diffondere attraverso i materiali cartacei. Una volta che io ho il contenuto lungo, quindi il mio video che è trasformato in un articolo, da quell'articolo posso estrapolare delle parti. Queste parti possono diventare materiale da condividere su LinkedIn, oppure su Facebook, o magari posso condividere delle parti o comunque rimandare le persone a leggere il mio articolo tramite la mia newsletter, quindi grazie all'email marketing. Nulla mi vieta poi di estrapolare una frase, un concetto, di metterlo brutalmente su un'immagine, ovviamente con le dovute accortezze e quindi di crearmi dei contenuti da far girare su Instagram. Nulla mi vieta di prendere il video principale che magari è stato condiviso su YouTube e di inserirlo all'interno del mio blog, all'interno dell'articolo stesso, o magari di prendere e di inserirlo sui vari social, quindi LinkedIn piuttosto che Facebook o ancora su Instagram. Prendere quel video, andarlo a fare in piccoli contenuti, quindi in micro contenuti, a condividerlo attraverso le stories. Partire dal video, per quanto possa sembrare, e in parte magari lo è anche, la cosa più difficile da fare, perché mettersi di fronte a una telecamera e registrare ovviamente non a tutti viene spontaneo, è di sicuro il modo più efficace per creare il contenuto madre, che a mio avviso è il video, per poi andarlo a trasformare in tutti quanti gli altri formati. In questo modo creo il contenuto una volta sola e poi magari mi faccio aiutare da qualcuno per gestire tutto questo, ma con un solo contenuto e quindi con 3, 4, 5, 10 minuti, il tempo che impiego per registrare un video, mi riesco a creare un contenuto che poi posso rimandare ovunque, da cui posso fare degli articoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il mio consiglio, indipendentemente dalla piattaforma che ovviamente scegliete, è quello di partire sempre dal contenuto video, perché il contenuto video è quello che reputo nobile,
Quindi di conseguenza iniziate dal video, perché diventa molto più semplice poi tirare fuori tutti quanti quelli che sono gli altri contenuti. Esatto, e anche quelli cartacei. Ovviamente anche quelli, anche quelli cartacei, perché naturalmente anche quelli hanno ancora oggi la valenza, ancora oggi si dimostrano degli alleati non da poco, soprattutto in trattativa, perché è vero che sì che le persone mi vedono sui social, ma è altrettanto vero che quando in trattativa io mostro dei contenuti cartacei a chi sta dall'altra parte, che possono essere delle guide, dei manuali o un libro o magari delle referenze, un portfolio o magari il quaderno delle testimonianze, quindi cosa dicono i miei clienti, in trattativa sono delle armi molto molto potenti che vanno utilizzate, che numeri alla mano abbiamo visto che da quando abbiamo introdotto all'interno di alcune aziende nelle trattative, magari anche attraverso dei commerciali, i materiali cartacei, i tassi di conversione sono migliorati e anche la marginalità, perché permettono di poter chiedere qualcosa in più a chi sta dall'altra parte, semplicemente perché siamo percepiti come più autorevoli, e questa è la cosa più importante in assoluto. Esatto, e penso che i materiali cartacei hanno proprio questo obiettivo, per raggiungere quello di lavorare soprattutto sull'autorevolezza. Bene, anche per oggi è tutto, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci rivediamo con il prossimo appuntamento del video podcast Marketing in Edilizia. Ciao!